e verdura a causa della mancanza di manodopera. Uno dei problemi, la burocrazia, rallenta l'arrivo dei lavoratori stranieri che rappresentano oltre il 40% dei lavoratori stagionali. Micaela Barilari. Non raggiungendo il numero sufficiente per poter fare la raccolta e la coltivazione, siamo veramente in difficoltà. Il problema è che se continua così si dovrà prendere dei provvedimenti a volte anche troppo drastici. Mancano lavoratori per le campagne toscane. Sono oltre 56.000 gli operai agricoli in regione, per l'80% stagionali. Gran parte di questi ultimi sono lavoratori stranieri. All'appello mancano circa 10.000 lavoratori che vengono per lo più dall'estero. Circa il 40% di frutta, ortaggi, vite, uva e olive sono raccolti da manodopera straniera. Operai che spesso anno dopo anno tornano nella stessa azienda. Noi ci siamo venuti di 20 anni fa qui e lavoriamo tutti gli anni. Si pianta, si porta la roba, si fa di tutto cosa hai bisogno. È proprio lo scarso arrivo di immigrati a mettere in crisi le aziende. La possibilità di nuove presenze prevista col decreto flussi, che regolamenta l'ingresso dei lavoratori stranieri, viene rallentata dalla burocrazia. Noi proponiamo una maggiore celerità nel disbrigo delle pratiche burocratiche attraverso un maggiore coinvolgimento del Ministero degli Esteri e dei Consolati. A mancare, si denuncia, sono anche figure specializzate come trattoristi o potatori, e anche la raccolta richiede attenzione. Se si tocca, quello vende e casca, quello si butta. Bisogna anche sapere andare con le manine dentro a prendere solo quello maturo. Un altro strumento per favorire l'occupazione, si spiega, è il nuovo sistema di prestazioni occasionali che ha sostituito i voucher. Offre praticamente le stesse tutele di un contratto a tempo determinato, soprattutto per quanto riguarda i giovani studenti, i pensionati, i percettori di NASPI, i percettori di reddito di cittadinanza e addirittura i carcerati in possesso di libera uscita.